negli Stati Uniti. Ci sono delle aree in cui il crollo è stato percentualmente più accentuato rispetto ad altre, e queste aree non sono casuali, sono quelle in cui c'è la maggior partecipazione o presenza di ispanici ed afroamericani, che sono i primi ad aver avuto il ricorso attraverso i mutui subprime. Infatti vedete Miami, ormai una città, un'area metropolitana per la metà ispanica, Detroit, che sono i paesi, scusate, le aree, quelle più garravate. Addio al mattone come bene rifugio. E qui abbiamo sul panorama economico qualcuno, la Gabetti, la Nomisma, l'Agenzia delle Entrate, Tecnocasa, c'è ancora, e ci dicono, no, un momento, perché adesso è passato, ci sono degli elementi strutturali che dovrebbero farvi pensare all'investimento in immobiliare residenziale. Ora, secondo voi queste persone sono attendibili, visto che hanno ingerenza diretta col mercato immobiliare? È un po' come se un promotore finanziario dicesse, ah, non sta a comprare adesso i fondi azionari perché nel caso, li comprali da qua a 2 anni, stai flat, stai fermo. Avete mai sentito un promotore finanziario che vi abbia detto questo? Mai. Perché andrebbe contro i suoi stessi interessi. Piuttosto vi dice, metti su un fondo monetario, ma non neanche stare flat, perché almeno con quello qualcosina porta a casa. Il mattone in Italia soffre, prezzi e compravendite fermi al palo. Notate come siamo arrivati in termini di numero di compravendite a 10 anni fa, e probabilmente si continuerà a scendere. Le motivazioni sono di natura endemica, cioè le banche non prestano più denaro come prima, quindi la coppia giovane, il single, la mamma separata non riesce più a comprarsi il mini appartamento perché il mutuo è al 100% dello scordi. O sei uno statale che guadagni bene, o hai la nonna, la zia e il gatto che vengono a mettere la fideiussione, altrimenti la banca 100% scordatelo, forse arriva a farti il 70, forse, ma alcune anche. Sembra che l'immobile questa volta sia stato periziato in maniera sensata e non come 3 anni fa spinto. 8 anni di fumo edilizio interrotto, cioè non c'è tanto da commentare, dopo il picco ci aspetta la discesa, quindi almeno 10-15 anni di mercato o stagnante o in deflazione. E questa dimostra ancora una volta, stamattina ero a Canale 5 a parlare proprio di questo, di come gli italiani non abbiano capito niente a distanza di 10 anni, cioè adesso c'è la ressa andare in banca, chi può fare il mutui al 40-50% chiede il mutuo a tasso variabile. Ah, tasso variabile 1,6 e niente. Scusa un attimo, a quanto erano i tassi 5-6 anni fa? No, così è il 7. Tu pensi di avere l'1,6 per 30 anni? Perché ci sono persone che hanno la mia età che fanno i mutui a tasso, ma persone istruite, cioè no, io ho mai provato una, persone istruite che hanno fatto un mutuo a 30 anni a tasso variabile per 300-400 mila euro e dicono, ma dici che è pericoloso? Dico che è pericoloso, ma ti può andare bene 2-3 anni, dopo gliele restituisci con gli interessi galoppanti tutto? Per carità, fate mutui a tasso fisso adesso. E ci sono banche che fanno mutui a tasso fisso, durata trentennale, il 3,90. Cioè, quindi così, manca solo un contributo da parte dello Stato. Oh, siete stanchi? No. Bene, bene, dai, lo spirito. Su cosa puntare? Su cosa puntiamo? Abbiamo visto il quadro, pianeta, Cina, Oriente, Europa, Italia. Su cosa puntiamo come investimento? Io comprerò la terra. Come? L'argento, sì, certo, sì, d'accordo. La terra. La terra. Terra. Così mangiamo almeno. Dopo? Materie prime. Materie prime, dopo? Energia. Energia, bravo. Io punterei su questi. Zibetti. Mi raccomando che le donne non tirino fuori il discorso delle pellicce, perché sennò le vengo io a prendere a calci nel sedere. I zibetti non per le pellicce, i zibetti sono dei simpatici mammiferi che assomigliano a una via di mezzo tra una martora e un gattino, infatti vedete, vagamente. Perché i zibetti sono gli animali su cui puntare? Perché zibetti
tradotto in inglese diventa CIVEZ. E CIVEZ sono gli acronimi, è un acronimo che nasce dalle iniziali di sei paesi che bisogna avere in portafoglio, su cui bisogna andare a investire come imprenditore: Colombia, Indonesia, Vietnam, Egitto, Turchia, Sudafrica. Turchia è tornato, sono appena tornato. E sono paesi che sono destinati a sorprendere, non paesi emergenti, paesi che hanno i numeri in termini di capacità di consumo, basso indebitamento, attrazione agli investimenti che anche il piccolo imprenditore deve prendere in considerazione. Io per esempio sono andato a visitare recentemente la Turchia da questo punto di vista. Per carità, un paese che secondo me bisogna girare con lanciafiamme, però se uno vuole andare a un'azienda impiantata qui in Italia, in Cina, si può spostare di qualche migliaio di chilometri, hai un governo che ti mette a disposizione manodopera, fabbricato, terreno, concordato fiscale, ti fa pagare le tasse, basta che crei occupazione. Esattamente l'opposto di quello che facciamo per esempio noi italiani, cioè tutto è possibile affinché nessuno venga ad investire nel nostro paese. Il titolo di Stato più virtuoso al mondo? Quello norvegese. Quello norvegese? Eh sì, perché la Norvegia non fa parte dell'Unione Europea e si tiene bene alla larga da farne parte, ha una valuta propria, fortissima, ha risorse strategiche nel sottosuolo, ha avanzo primario e ha un debito sul PIL irrisorio, meno del 5%. Caspita, quello è un titolo di Stato da comprare, no? Il BTP o il Bund, a occhi chiusi, oppure un fondo di investimento che investe in obbligazioni di Stato norvegesi. Al pari della Norvegia, poi ci potrebbe essere anche l'Australia, il Brasile, il Canada, cioè paesi che hanno risorse proprie, valute proprie e avanzi primari. Febbre Italia, facciamo adesso un focus proprio in termini di microeconomia sul nostro paese. Paese ormai che è destinato a diventare cimitero di elefanti, per come la vedo io. Così cambia l'umore del paese. Vedete, ci sono tanti imprenditori che ho intervisto e incontro durante questi incontri, durante questi meeting, conferenze, che dicono, ma magari hanno passato il periodo degli anni, dei primi anni 90, sono particolarmente vecchi, hanno vissuto anche la fase del dopoguerra. E dicono, ma a me, lo dico in dialetto veneto, a me io ho sempre fatta, io farò anche stavolta qua, perché che a volte avevo schei messi da parte, una volta avevo denaro messo da parte, lo Stato mi ha supportato, c'era la lira, l'ho svalutato, non si rendono conto che danno da soli delle giustificazioni per cui non sarà più possibile uscire da quello che sta accadendo. Cioè il nostro paese sta andando incontro a una lenta emorragia di posti di lavoro, sta andando incontro a una progressiva deindustrializzazione, sta andando incontro a uno smantellamento dell'attività manifatturiera. Quindi, se qui c'è qualcuno che si è laureato al CEPU, mi vuol dire come 2,5 milioni di persone nei prossimi anni verranno riassorbiti e soprattutto da chi e da che settore, allora possiamo rimetterci a ripensare a un'Italia più florida. Ma fin tanto che abbiamo circa un quarto del PIL italiano che si basa sull'attività manifatturiera contro un decimo della media europea, noi siamo un paese più vulnerabile, perché nel momento in cui perde il tessile, perde la minuteria metallica, perde distretti storici come il cuoio della Toscana o il calzaturiero della Campania, l'arredamento delle Marche, per passare all'orafo di Vicenza, qualcuno mi deve dire come verranno integrate, come verranno sostituite tutte queste partite IVA che si stanno polverizzando. Io stimo tranquillamente che da qui a 10 anni ci sarà almeno un quarto delle partite IVA attuali scompariranno, si estingueranno. Allarme di Confindustria a rischio 1 milione di piccole e medie imprese. Basta mettersi a fare un mosaico e poi viene fuori il disegno completo. La ripresa la rallenta, paese in declino, 3 anni perso, 500.000 di posti di lavoro,
L'Italia evita il tracollo grazie alla cassa integrazione, abbiamo 1 miliardo di Monteone e questo si riverbererà sul deficit con la prossima finanziaria e nel 2011. L'OCSE che ormai taglia costantemente le stime di crescita per il paese. Allora, state attenti, il 2009 si è chiuso con meno 6 punti percentuali. Meno 6. Il 2010, sentite i giornali italiani che dicono ripresa più 0,3 con più 1%. Ma questa non è una ripresa, è una presa per il culo, secondo me, scusate un attimo. Cioè, non penserete mica di recuperare 6 punti percentuali in 2-3 anni, perché lo recupero se c'era più di fare, non le recupererete mai più. La produzione industriale perduta è andata, nel senso che è emigrata, è stata delocalizzata e non è stata sostituita con nient'altro. Almeno l'Inghilterra, che aveva scelto questa strada, smantelliamo l'attività manifatturiera e sostituiamo con l'attività di servizi, l'ha fatto. Oltre il 90% si basa su attività di servizio e un terzo del PIL si fa dentro un chilometro quadrato. E adesso però si vedono le conseguenze. La politica della Thatcher distrugge le miniere, distrugge il tessile, distrugge l'automobilistico. Tanto poi noi compariamo e vendiamo servizi. Sì, vabbè, e se domani non hai un'economia interna che supporta i consumi, come fai a mantenerti? È quello che sta accadendo. Frenano le entrate. Oltre al fatto che il debito diventa, tra l'altro, visto che qui si parla tanto, si osannano i governi di destra, su questa regione non penso, comunque su altre regioni sì, sappiate che con i governi di destra, con i governi di centrodestra, è aumentato proporzionalmente in più il debito rispetto ai governi di centrosinistra, che è un'assurdità, dovrebbe essere il contrario. Un governo alla Berlusconi o alla Tremonti che dovrebbe intervenire per ridimensionare la spesa pubblica, cosa fa? Fa deficit e continua a far aumentare, infatti abbiamo un record storico, siamo quasi ai 1.800 miliardi di euro. Anche qua sentite molto spesso dire, ma con l'euro ci siamo salvati. Tutti i politici che fanno queste esternazioni, guardatevi bene, che hanno probabilmente studiato per corrispondenza. Infatti, grazie all'euro, che cosa è stato possibile? Fare a disavanzi di bilancio, tanto io mi potevo andare a rifinanziare a tassi variabili ridicoli. E quindi io non tendevo ad essere un governatore virtuoso, cioè a fare avanzo primario, tanto sapevo che potevo. Immaginate di avere un conto corrente, potete andare a utilizzare il fido, tanto il tasso di interesse sul fido è ridicolo. Ma sì, posso prendere altri 500 euro, altri 1000 euro. Con la lira questo non sarebbe potuto accadere, cioè in ogni caso l'avremmo dovuto ridimensionarci, abbassare il debito e fare avanzo primario, perché così diventavamo virtuosi e le persone continuavano, gli investitori continuavano a comprare i titoli di Stato italiani. Mentre in così facendo abbiamo continuato a far proseguire una classe di politici che se ne strafregano del virtuosismo economico. Infatti il paradosso è questo, che il debito pubblico italiano è aumentato proporzionalmente in più durante i governi del centro.